una vera e propria gara canora e non solo. La Salariario ospita la 15ª edizione del Festival di Ostia Antica. Testo canoro, però c'è questo tocco di moda, che effetto vi fa? È sempre emozionante, io da 2 anni che faccio queste sfilate e rimane sempre l'emozione comunque della, come se fosse la prima volta. Un podio tutto al femminile, ti aspettavi di vincere? No, assolutamente, poi è stato bello perché ho dovuto fare una corsa, ho fatto prima la sfilata con gli abiti meravigliosi e da sposa e poi insomma mi sono catapultata a cantare, quindi è stata anche una doppia emozione. Sei un abitué del successo? Più che del successo, della partecipazione. Quanti ne hai fatti su 15? Forse quasi una decina. È un modo proprio per condividere passione per la musica. La passione, ma anche creare amalgama, creare comunque una polarità, un interesse che non vadano oltre le banalità che questa civiltà però ci sta insegnando. No? La canzone con cui hai vinto? Stai telefonando, nella versione di Neck. Invece tu secondo con la canzone? Imagine di John Lennon. Quindi difficile anche in lingua inglese. Sì, perché infatti un altro dei temi era la pace e quindi ho scelto questa canzone. Festival appena concluso, le emozioni, il bilancio? Tante, le emozioni tante, il bilancio positivo, perché la 15ª edizione era quella più attesa, era quella che dava la conferma di quella sfida che era iniziata 15 anni fa. E è stato un grande successo di giovani, bambini, persone adulte che hanno cantato, si sono aggregate. Il tema era sulla pace, contro la guerra, contro il femminicidio, molte canzoni dedicate appunto a questi temi qua che hanno emozionato e devo dire che i ragazzi sono stati tutti bravi. E con tutti i vincitori sul palco cala il sipario su questo festival che fa ormai parte integrante della tradizione del territorio. Da Ostia Antica per Canale 10, Alberto Dabbino.